Una banda di ransomware che si è schierata con Mosca afferma di aver rubato 161 GB di dati alla multinazionale. Il gruppo dietro il ransomware Stormus ha annunciato di aver violato i server della Coca-Cola. Una nota sul sito di leak della banda afferma che il gruppo ha rubato 161 GB di dati. La lista dei file rubati, ottenuta da CISO-Advisor, mostra nomi di file i quali suggeriscono che gli autori della minaccia abbiano rubato dati finanziari, password, account commerciali, indirizzi email e altri dati. La banda, che è relativamente nuova nel gioco del ransomware, ha ottenuto una certa attenzione all'inizio del 2022, dopo che Stormus ha annunciato di aver rubato 200 GB di dati da Epic Games. Un messaggio sul sito di Stormus recita: «Abbiamo violato alcuni server dell'azienda e abbiamo passato una grande quantità di dati al loro interno a loro insaputa e vogliamo venderli a qualcun altro». Il blog Security Affairs ha riportato che la banda ha lanciato un sondaggio su Telegram, chiedendo ai suoi membri di scegliere il prossimo obiettivo, e Coca-Cola ha ottenuto il maggior numero di voti. Secondo CISO Advisor, Stormus sta vendendo 13 file rubati a Coca-Cola per $64,396. Una somma relativamente bassa nel business del ransomware, dove la richiesta media di riscatto è di $2,2 milioni. Analogamente al famigerato gruppo ransomware Conti, Stormus si è schierato con il Cremlino durante l'invasione russa dell'Ucraina. Si dice che il gruppo abbia persino violato la rete del Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina, ottenendo dati sensibili. Tali dati, però, erano già disponibili sul dark web. Mentre il gruppo afferma di prendere di mira solo aziende occidentali, i ricercatori di sicurezza non sono sicuri che le affermazioni siano accurate, poiché manca la conferma di tali attacchi.